Buonasera, saluti, bentrovati. Il direttore artistico di questa manifestazione, Mauro Sungani. Sungani, esatto. Volete essere così gentili da presentarci questo programma? Intanto questa serata che già si preannuncia meravigliosa, perché già il nome è un programma. Balkan Gypsy Orchestra. Sì, devo dire che il programma, ecco, è sintetizzato in questo concerto di questa sera, una contaminazione di stili, dei generi, che varierà dalla musica world music alla musica etnica, alla musica classica, alla musica jazz, alle produzioni originali del festival. Avremo due anteprime, una è, diciamo, uno spettacolo di interdisciplinare nel cui c'è musica, danza e recitazione, e un'altra è Enzo Gragnagnello, che presenterà in anteprima il suo nuovo disco con i Solist String Quartet, sempre per il nostro festival. Quindi sono delle anteprime, quindi le coproduzioni del festival. Diretto da questa manifestazione è stata presentata a Napoli, e noi da qua, nel leggere i vari comunicati ANSA, stentavamo a credere che si trattasse di Sorrento, ecco perché siamo particolarmente felici e soddisfatti di questi nomi importanti che ci portate in questa rassegna, felici e soddisfatti perché il pubblico accede, forse un po' troppo facilmente, ma comunque è uno spettacolo gratuito. Lo sottolineiamo al pubblico di Positano News perché sappiano che, pur stando in un luogo chiuso e relativamente concluso, che è la Villa Comunale di Sorrento, comunque c'è possibilità di fruire questa situazione, sì, meravigliosa. Una politica, la maggior parte degli eventi saranno a titolo gratuito, perché lo scopo è anche quello di far riconoscere, conoscere ai turisti, alle persone, i luoghi sotto un'altra veste. La notte, quando generalmente sono poco vissuti, noi li vogliamo illuminare con la luce dei luoghi, quindi dare luce a questi luoghi splendidi che poi non hanno bisogno di essere presentati, perché basta guardare questo panorama e questo luogo. Certo. Tutti gli artisti, secondo me, verranno qui e porteranno con loro nel mondo e nel cuore questo panorama, e lo racconteranno come è successo per voi. Abbiamo visto in prima fila il sindaco seduto con tanto pubblico straniero, quindi c'è un passaparola anche negli alberghi, che non è poco, perché è difficile poterli tirar via dal turistificio, dal Cross Italia. Devo dire, sì, l'amministrazione sta puntando molto su questo, di fare un'offerta che sia all'altezza di Sorrento, e un'offerta culturale che possa dare anche ai turisti la possibilità di vivere la città in maniera culturale e artistica. Ricordiamo che il direttore non è nuovo a queste iniziative, affianca all'amministrazione comunale, o viceversa, o l'amministrazione affianca. No, affianco io all'amministrazione comunale, giusto. Già da un po' di tempo, perché sì, sia negli anni scorsi, negli anni precedenti, sia con questo tipo di musica che con altre. Sì, anche col premio Caruso, diversi anni sono stato autore del programma RAI, e appunto 10 anni fa ho avuto modo di conoscere Sorrento e mi sono innamorato. Quel modo, anche se il nome è un po' difficile da pronunciare, comunque è Maula Sungani. Sungani, grazie, arrivederci. Bocca al lupo e vento in poppa. Vento in poppa, grazie.